A raccontarla sembrerebbe una favola, oppure una notizia ascrivibile alle curiosità. Invece la storia delle sorelle Mondo che lasciano il loro ingente patrimonio alla città di Fano perché si possano premiare gli studenti e curare cani e gatti è del tutto vera. Quel patrimonio che nel 1997 ammontava a 850 milioni di lire e che oggi è di 433 mila euro è gestito da una fondazione la quale come da testamento ogni biennio ne distribuisce i frutti. Vengono premiati gli studenti liceali più meritevoli e gli universitari che si sono distinti del voto di laurea. Oggi si sono aperte le candidature che potranno essere notificate alla Fondazione fino al prossimo 4 dicembre. L'iniziativa è stata presentata dal Presidente della Fondazione Palma e degli Amondo, Giuseppe Franchini, e dall'assessore Samuele Mascarin. Borse di studio sono borse di studio per studenti fanesi che siano nati e residenti a Fano. E poi la stravaganza più curiosa è eh, un lascito per cani e gatti, perché venisse fatta una mostra di cani, un'altra mostra di, di gatti, eccetera. E sono, sono curiosità, particolarità che poi sono state anche ben documentate dal quadro di Tom Storer. Gli studenti dei licei indicati dalle due sorelle verranno nominati direttamente dai dirigenti scolastici sulla base del loro curriculum studentesco e dei risultati dell'esame di Stato. Per quanto invece riguarda gli studenti universitari, sono due le annualità che andiamo a riconoscere, agosto 21- luglio 22, prima annualità, e agosto 22- luglio 23, la seconda annualità. Bisogna riconoscere che come dire, la generosità di queste due sorelle ancora oggi riesce a lasciare un segno nella nostra comunità. Eh, sono stati quasi 300.000 euro eh, in 25 anni le risorse che sono state distribuite e assegnate innanzitutto agli studenti meritevoli delle secondarie di del secondo grado dell'università, ma anche i lasciti per Avis, AIRC, eh, le società e le associazioni che si occupano del benessere della tutela degli animali o eh, il sostegno alle attività sportive. Un modo quindi molto concreto di rappresentare, anche guardando al futuro, il loro amore per la nostra città e da questo punto di vista credo che a distanza di 25 anni sia importante Tanto è che la nostra comunità mantenga viva la memoria delle Sorelle Mondo e anche continui in qualche modo a ringraziarle.